Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Contesto l'interpretazione dei miei volti da parte di Geremica, con tutto il rispetto, stavo leggendo alcune notizie di agenzia. Sono preoccupato, come tutti gli italiani, di questa emergenza sbarchi, ci mancherebbe altro. Le speranze e le aspettative erano certamente migliori, ma devo dire che proprio Geremica, che è un giornalista di sinistra, dovrebbe applaudire al realismo con cui il governo ha determinato delle programmazioni di flussi di ingresso regolari per il lavoro pluriennali, triennali, per cercare di programmare quello che spesso veniva inseguito a conti fatti. Cioè prima si vedeva chi era arrivato, le situazioni nel lavoro agricolo altrove, spesso accompagnate da fenomeni di sfruttamento di quel lavoro. Adesso si è fatta una programmazione triennale anche ingente, perché mi pare di ricordare a memoria, oltre 400.000 sono gli ingressi programmati in 3 anni. Per il resto abbiamo una situazione di grave instabilità politica in Tunisia. Negli anni passati la situazione tunisina era migliore, così come anni fa le situazioni della Libia determinarono un aumento. La citazione che fa Geremica è corretta, degli andamenti annuali diversificati. Se vede Geremica, che persona attenta, i picchi di aumento degli sbarchi coincidono con gli smottamenti politici, una volta in Libia, una volta in Tunisia, adesso c'è anche tutta la situazione del Niger, da cui transitano tanti dal sud Sahel, e quindi è chiaro che l'Italia paga le conseguenze di un momento drammatico che l'Europa, noi stiamo chiedendo, dovrebbe fronteggiare aiutando la Tunisia e aiutando nell'accoglienza, perché il momento non è un momento di quelli ordinari, è uno di quei cicli drammatici dei flussi migratori come ce ne sono stati. Chiudo questo giro, così coinvolgo